Prima del girone di ritorno, l'ultima del mese di gennaio. Il Bologna femminile è in vetta il girone B di Serie C con 43 lunghezze e punta a vincere la sua quindicesima gara consecutiva. Su quante partite? 16. L'unica squadra che ha fermato le rossoblu il centro storico Le Boschi, avversario di oggi. Dal campo sportivo Luciano Bonarelli di Granarolo dell'Emilia è in diretta per la prima volta sul canale 88 del Digitale Terrestre. Oltre che in streaming su www.madeinbot.tv, vi dando il benvenuto, un raffreddato Sebastiano Moretto e l'ottima Roberta Licalzi, buongiorno. Allora, Roberta, iniziamo oggi con tutte le gare casalinghe del Bologna femminile in diretta. Insomma, te ti ho voluto perché, oltre a essere l'assessore allo sport e al bilancio del comune di Bologna, sei stata anche una discreta giocatrice. Sì, grazie, sei troppo buono, mi sono tolta tante soddisfazioni sul campo e vengo a vedere le partite sempre con grande piacere, sia del maschile che della squadra femminile. Oggi è una partita importante, come hai detto, la prima del girone di ritorno, bisogna sfatare questo punteggio dell'andata per cui eh, la squadra... Che sicuramente era una squadra in forma, vedremo se lo sarà anche oggi. È riuscita a portarci via un ponticino. Oggi bisogna recuperare e portarne a casa tre, perché chiaramente il nostro Bologna è, è prima in classifica e così vogliamo iniziare subito col piede giusto il girone di ritorno. Hai detto bene? Bologna primo in classifica 43 punti, seguito da Merano 37, Lumezzane 35, che al momento sembrano essere le due squadre che potrebbero impenserire il Bologna. Basta però un minimo passo falso, appunto, per farsi recuperare oggi il centro storico Le Boschi ha 17 punti e undicesimo. Tu, da giocatrice, però mi insegni il girone di ritorno è completamente un altro campionato. Sì, intanto ogni partita è una partita a sé, sembra una frase fatta ma non lo è, nel senso che in tutte le categorie, in tutti i campionati capita di vedere risultati anche inaspettati. Nel femminile a maggior ragione ci sono delle partite che possono cambiare volto da tra l'andata e il ritorno e sicuramente questo Bologna è una squadra solida che ha fatto un bel percorso di crescita dall'anno scorso a quest'anno e nello stesso girone di andata di questa stagione e quindi diciamo, cerchiamo di mantenere questo rollino di marcia perché bisogna arrivare alla fine del campionato in testa come siamo adesso e bisogna rimanere concentrate, in forma fisica, evitare il più possibile gli infortuni, i cali di concentrazione. È comunque una squadra giovane, un allenatore competente, preparato e con esperienza. Abbiamo delle giocatrici in ogni ruolo in grado di fare la differenza in ogni partita e quindi sicuramente siamo ottimiste su questa partita. Ti ripasso la palla ovvero il microfono perché entrano in campo le squadre. Eccole qua pronte per il calcio d'inizio. Eh, in maglia gialla il Bologna, in con la classica maglia grigio-nera invece il centro storico Le Boschi. Che insomma è una società un po' particolare, chiaramente parlando in maniera positiva, dopo lo spiegheremo un, un po'. Partiamo dalle padrone di casa che si schierano con il 4-3-3, Lucia Sassi in Porta, da destra a sinistra, Benozzo, Arcamone, Asamoa, Alfieri. Bonaccini in cabina di regia oltre a noi a centrocampo De Biase, Antolini, attaccante di punta Colombo, alla sua destra Spallanzani alla sua sinistra l'ottima Martina Gelmetti centro storico Le Boschi invece che propone Manfredini tra i pali da destra a sinistra in una linea 4 difensiva Corsiani, Baroni, Tanini Briccolani centrocampo, intanto sentiamo anche i tifosi che sono accorsi qua al Bonarelli Tamburini a centrocampo Marta, Dominici e diamanti come Mezzali Valoriani alle spalle di Carrozzo ed Enriquez in panchina mentre l'arbitro fa decidere i capitani campo o palla, le strette di mano in panchina per il Bologna con il numero 1 Bolognini, con il numero 3 Giuliani, 4 Pacella, 6 Rambaldi 7 Polisi, 14 Marcanti, 15 Simone 18 Sovrani Centro Storico Le Boschi invece con 12 Mosconi, 13 Sacchi, 14 Pini, 16 Alessandrini, 17 Alessia Dominici, 18 Frangini, 19 Fioretti. Insomma, Roberta, che partita dobbiamo aspettarci? Beh, intanto speriamo di vedere una bella partita, perché sappiamo quanto lo sport eh, susciti emozioni e quando le partite sono belle, divertenti e combattute, sicuramente le emozioni sono ancora maggiori. Poi, insomma, questa nuova avventura che mi vede qua accanto a te, ti ringrazio per l'opportunità, ringrazio il Bologna e anche eh, penso sia una bellissima iniziativa questa di Made in Bo, perché eh, trasmettere le partite eh, del nostro sport bolognese è importantissimo, ha maggior ragione un valore aggiunto a adesso che ci occupiamo tanto di femminile, insomma abbiamo il Bologna femminile di calcio prima in classifica, la pallavolo prima in B1, la Virtus seconda che ha appena battuto la prima in classifica del basket, quindi insomma le facciamo vedere perché è importante. Approfittiamo un attimo per il classico minuto di silenzio di questo weekend per Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC dal 2014 al 2017. Sta per iniziare la gara, approfittiamo per ricordare che anche il minuto ventunesimo eh, si ricorderanno le vittime della Shoah è il luogo dal quale partirono i convogli destinati al campo di concentramento di Auschwitz, ovvero il binario 21 della stazione ferroviaria di Milano. Nel frattempo, Marilyn Antonini sul pallone, insomma, sta per iniziare questo girone di ritorno. Con il Bologna che adesso vediamo. il numero 10 quindi mi ricorda oh, la mia ultima parte di carriera quando indossavo il numero 10 quindi un po' di nostalgia e di affetto per questo numero <ride> primo passaggio al Bonarelli Arcamone per Colombo e insomma il centro storico Riboschi eh, recupera subito palla e nel frattempo Roberta volevo farti parlare anche della run for Mem che c'è stata stamattina a proposito di purtroppo ai noi eh, minuti di silenzio sì, questa mattina abbiamo corso la Run for Mem, la corsa per la memoria, più di 300 iscritti e partecipanti, è un momento emozionante, anche commovente, alla presenza sia delle istituzioni civili e religiose, della comunità ebraica della nostra città molto numerosa. È un dovere ricordare, è un dovere farlo con un senso di comunità che a Bologna abbiamo e che ci porta spesso a iniziative di questo tipo, correre tutte e tutti insieme per non dimenticare, per trasmettere quei valori affinché certe tragedie della storia così gravi non si ripetano più è stata una corsa importante che ha visto anche una tappa tra i vari luoghi della memoria anche eh allo stadio dall'ara con la deposizione della corona per ricordare il grande allenatore arpad weiss che purtroppo insieme a tutta la sua famiglia morì eh all'interno dei campi di concentramento e quindi un momento importante quello di questa mattina all'interno di commemorazioni che hanno visto in questi giorni tanti avvenimenti in città per la giornata della memoria. E anche lo sport, come è giusto che sia, è stato protagonista Bologna. Che quindi si è riunita stamattina. Bologna, qua intanto, che prova ad andare in attacco, Tanini, respinge. Attenzione, Gelmetti con questa palla. Arriva Tamburini Gelmetti palla in mezzo. Niente, Briccolani allontana, va in possesso Carrozzo, Carrozzo tamponata da Alfieri, Bonaccini, Alfieri ancora non trova Bonaccini, si rimettono a posto le rosso-blu oggi in giallo. Un Bologna che appunto come dicevamo prima arriva da 15 vittorie consecutive con anche squadre di altissimo livello per la categoria come Merano, Lumezzane, Venezia, Vicenza. Ci sarà anche un febbraio molto complicato perché, appunto, eh, tra due settimane si andrà a Vicenza. La prossima settimana, invece, il, il campionato si interromperà per la Coppa Italia, eh, dove appunto il Bologna giocherà ancora in casa contro la Iesina. Invece, il eh, centro storico Le Boschi che è riuscito ad avere la meglio per 3-0 sull'Orvieto. Nei gironi 1-1 in casa contro il rinascita Dozza è bastato per approdare agli ottavi. Incontrerà la vicina di casa Lucchese. Ai tuoi tempi c'era la Coppa Italia, Roberta? Ai miei tempi c'era la Coppa Italia, però c'era solo in Serie A. Io quando ero giovane, che militavo. Nel Bologna femminile ho avuto l'onore e la fortuna di, di giocarla contro squadre anche molto importanti, mi ricordo una Carolina Moraccia a fine carriera, una Katia Serra, insomma tante giocatrici importantissime di quegli anni che hanno fatto la storia del calcio, eh, io ero giovane con la maglia rosso emozionata perché tifavo Bologna da quando sono nata, praticamente tifo Bologna da quando sono nata e quindi indossarla è stata un'emozione. Poi dopo qualche anno ho girato un po' tutta la regione tra la Serie A e la Serie A2 al tempo o la B. Eh, nelle varie società in cui ho militato, ed è stata una carriera che mi ha permesso di crescere come sportiva, come donna e. Che adesso mi serve sicuramente per affrontare quelle che sono le sfide, non solo da assessore allo sport, ma più in generale da persona che nel mondo dello sport vuole continuare a starci anche con ruoli nuovi, diversi e sempre di responsabilità. Insomma, per, per dare qualcosa ho avuto tanto dallo sport e credo sia importante anche tornare a dare tutto quello che si ha in ogni fase della vita. 3 minuti e 50 al Bonarelli, Gelmetti non stoppa, comunque c'è una rimessa laterale per il Bologna, non abbiamo parlato delle infortunate perché il Bologna non potrà contare su Morucci e Sarasassi, insomma anche Morucci che ha avuto un discreto impatto, la, la giovane regista, un nuovo acquisto del mercato invernale, assenti per motivi di salute, la stessa Kustrin, anch'essa è arrivata nel mercato invernale per un risentimento muscolare. In settimana ci saranno dei nuovi esami, mentre Sciarrone ha un problema al ginocchio, anche per lei tempistiche non definite, insomma, speriamo che possa rientrare al più presto. Allo stesso modo, centro storico Le Boschi che non può contare sulle varie difensori Eleonora Benucci, Simona Pallotta, Martina Nigro, Francesca Neri, Francesca Bagni, Nicole Corsiani. Il centrocampo invece mancheranno Giulia Orlandi, che comunque ha fatto parlare per il suo arrivo lato femminile. Per la società toscana Elena Mannucci, mentre in attacco mancano Federica Caria, Olga Viggiano, Iden Metani, Giada Mancini e Gaia Zani. Parlavamo prima del centro storico Le Boschi, che insomma non ricopre sicuramente un, un posto in prima fascia del campionato, bisogna ricordare che è una società leggermente più vecchia del Bologna, perché il Bologna è nato nel 2020. La sezione femminile invece delle bosche è nata nel 2017-2018, però insomma possiamo dire che vince ogni domenica perché è un club, un club privo di padroni e totalmente a immagine e somiglianza dei desideri dei propri stessi tifosi, a oggi conta 1800 so soci. Beh, è una bella realtà anche innovativa in un panorama come quello del calcio, che è solitamente strutturato e composto da società che o nascono direttamente sotto egida femminile o come più spesso accade negli ultimi anni all'interno delle società professionistiche maschile con sezioni femminili. E quindi sicuramente è un, come dire, un progetto che forse quando è nato era un progetto pilota e che si sta dimostrando. Visto che già da qualche anno vive e gioca un campionato di questo livello, sicuramente fino adesso essere uscito. E ci tengo a dire, prima hai detto una cosa assolutamente giusta, cioè che la sezione del, del femminile all'interno del Bologna FC 1909 è nata nell'anno che tu hai citato, cioè il 2020, e la cosa bella e importante è che, però, in questa città proveniamo da una storia che a livello di calcio femminile vede il Bologna come prima società e squadra femminile femminile nata in Italia insieme al Genova, qualche anno dopo, l'anno dopo, insomma su questo i libri di storia non sono, o meglio i libri di storia, i documenti di storia non sono chiarissimi e che intanto vediamo un bel attacco del Bologna, bello anche l'anticipo del difensore e avversario e che nel 68-69 ha vinto due scudetti, al tempo erano scudetti Wisp, i primi della storia del calcio femminile e abbiamo premiato quelle giocatrici che adesso sono eh, donne adulte in alcune occasioni sia con il Bologna allo stadio che con la regione direttamente in comune e presso la sala del comune di Bologna. Quindi è importante ricordare anche per trasmettere le fasi fatiche che le più grandi di noi hanno fatto per arrivare a permettere a queste giocatrici di oggi di trovare un loro spazio sicuramente più eh, con più visibilità e con più facilità di quello che non sia stato negli anni passati quindi è importante questo nel frattempo il signor Mirko Pelaia della sezione di Pavia ha fischiato un'infrazione da parte delle giocatrici del Bologna Bologna che dicevamo prima e al suo terzo anno di nascita ha sfiorato la promozione nel primo anno eh, con eh, mister Michelangelo Galasso ha salvato la categoria invece l'anno scorso entrambe le annate sono state tanto attenzione Sassi Lucia prende la palla in mano e ci permette di proseguire insomma questo piccolo excursus eh, parlavamo appunto di una salvezza conquistata l'ultima giornata 4-0 contro il Padova entrambe le annate sono state giocate con ragazze prettamente attenzione intanto Antolini ancora Antolini fisca fallo e ci permette ancora una volta di continuare e con ragazze solamente del territorio invece da quest'estate sono arrivate nove ragazze anzi otto ragazze più un, eh, il mister Simone Bragantini insomma che l'anno scorso era a Riccione però si può dire intanto, attenzione, Gelmetti eh, dà un, un, un bel assaggio della sua tecnica, Spalanzani non aggancia, intanto va ancora in pressione Monica, De Biase, serve Bonaccini che può liberare il destro, invece serve Colombo, spalle alla porta, Gelmetti anticipata, ancora Antolini e la rimessa dovrebbe essere appunto per le padroni di casa. Parlavamo appunto del, del mercato, il coordinatore Fuzzetti assieme a Mr. Bragantini. Insomma, hanno preso un bel numero di giocatrici. E oltre alle 8 di quest'estate è arrivata anche Francesca Alfieri, che potete vedere sulla fascia sinistra, dal Parma a Primavera dopo due settimane di prova. Invece, nel mercato invernale, Anson Campanile, intanto Antolini. Colombo prova ad andare, ad andare a contrasto. De Biase, ancora De Biase, dovre, niente trattenuta, riparte il centro storico Le Boschi. Briccolani, contrastata da Benozzo, Benozzo appoggia, rimessa laterale per, per le grigionere Un bel recupero alla seguita sulla fascia, erano partiti in contropiede le avversarie Devo dire che ha fatto un bel recupero mettendo fuori il pallone in maniera pulita, non per niente fallosa E quindi una bella, una bella giocata di entrambe le squadre Adesso vediamo un po', siamo in fase difensiva portiere, presa facile, <ride> tiro da lontano, prima citavi Marilyn Antonini, diciamo del numero 10 e, e una nota ci tengo a dirla, Marilyn l'ho vista crescere, nascere da piccolissimo quando si è avvicinata al calcio nel quartiere San Donato, attuale San Donato San Vitale dove vivevo e vivo tuttora e quindi insomma la conosco da tanti anni, è una bella emozione e soddisfazione vederla rivestire la maglia del Bologna perché sappiamo che è uno dei ritorni e sicuramente un ritorno di qualità tra le fila del, del rosso-blu. 10 minuti e 27 secondi, insomma, non abbiamo visto una partita bellissima. Non una partita bloccata, magari a chi c'era intanto Gelmetti gira per Benozzo che ha un po' di problemi di controllo e poi parte con la cavalcata. Benozzo allarga per Spallanzani. Spallanzani contrastata da Briccolani. Ancora Benozzo guarda in mezzo invece serve al centro. Bonaccini chiude il triangolo con Benozzo, prova subito. Colombo appoggia Gelmetti sinistro. Rimpallato ancora Spallanzani. Bonaccini da lontano, accompagna con lo sguardo Manfredini sul fondo. Una partita bloccata. Che per i tifosi che sono venuti fino al Bonarelli, quando ancora la tribuna non era agibile, può ricordare la partita contro Rizzone, può ricordare la partita contro il Padova. Poi il Bologna l'aveva sbloccata attorno al quarantesimo. Ha avuto, diciamo, vittoria facile. Però riprendiamo il discorso di prima. Questo è un altro campionato. E il centro storico li Boschi. insomma, si sta chiudendo molto bene in difesa. Sì, sì, lasciano alta solamente una giocatrice. Intanto vediamo un bello scambio. Cercano le Rosso-Blu di giocare con anche scambi stretti davanti all'area per liberarsi e andare al tiro, perché eh, le, le avversarie, le, la squadra ospite, si chiude molto bene con tante giocatrici. Adesso addirittura vediamo tutte dietro la palla, quindi insomma, non è facile neanche aprire le giocate trovare i varchi giusti. Però comunque vedo una squadra pimpante... Bella, scusatemi, ero emozionata dalla, dalla diretta. Per cui in aria avevamo provato ad andare al tiro, ma siamo state ancora una volta fermate. Però, comunque una partita pimpante dove le giocatrici sono tutte sul pezzo, come si dice, non mollano una virgola su un centimetro su nessun pallone. Quindi, comunque, sicuramente dobbiamo trovare la giocata giusta per, per arrivare in porta, arrivare al tiro. Un commento un po' trapattoniano. Non so se ti ricordi, Giovanni Trappattoni che avevano, pro, aveva provato la RAI a portarlo come commentatore tecnico. Alla fine è stato. Non è stato apprezzato, però, personalmente a me piaceva. Intanto, Gelmetti contro Baroni, nulla di fatto. Si riprende dalla, dalla, dalla rimessa laterale per il Bologna femminile. Intanto, Roberta, ti richiamo subito a intervenire perché volevo chiederti un po', una domanda che faccio un po' a tutti: intanto, Bonaccini, niente, Manfredini può raccogliere tranquillamente il pallone e ripartire. È una domanda che faccio spesso: perché un tifoso del Bologna dovrebbe venire a vedere il Bologna femminile? Intanto perché il Bologna è una fede e non c'è scritto quando si dice il Bologna è una fede non si pensa al genere delle giocatrici o dei giocatori quindi è una fede a prescindere e poi perché tifare il rosso blu per chi appunto ama questa, questa città, questa squadra, i suoi colori sicuramente è qualcosa che accomuna sia nel maschile che nel femminile bisogna far appassionare le persone anche al alla parte femminile del calcio perché è sempre calcio, è un calcio chiaramente diverso, con un ritmo diverso ma con la stessa passione, lo stesso impegno, gli stessi sacrifici, se i sacrifici si possono definire perché quando ci si allena e si gioca è sempre un divertimento quindi in realtà non sono sacrifici ma sicuramente tanto impegno, tanta dedizione e perché la società sta facendo un lavoro importante anche di valorizzazione del femminile, lo vediamo, l'hai detto tu prima, l'allenatore, gli acquisti, insomma sicuramente quest'anno ha voluto mettere una marcia in più con l'ottimo direttore eh Gianni Fruzzetti sta facendo un lavoro importante per il momento. I risultati danno ragione, incrociamo le dita che lo, saranno, che lo faranno per tutto il campionato. E quindi, sicuramente, vedere una squadra oltretutto vincente, vincente credo possa essere una, una ragione in più per venire a fare il tifo. Quindi, invito davvero le tifose e i tifosi del Bologna, visto che quasi mai si gioca in contemporanea, a venire a fare il tifo qui per il momento. Qui a Granaroli, in questa bella tribuna riqualificata, che è anche piacevole come luogo per fare il tifo. Soprattutto per risultare con noi, come potrebbe accadere adesso con Arcamone, che propone in mezzo un campanile, Colombo di testa, ancora Manfredini, con, senza problemi, può, può far ripartire l'azione per le ospiti. Ti, mister Andrea Serrau, che insomma, eh, ben ti fate, come senti, sentite. Intanto da parte, da parte Rosso Blu il tifo, però anche da parte ospite, insomma quanti possono essere Roberta? 50-60 tifosi organizzati, eh, da, anche di più da parte toscana che insomma hanno approfittato della bella domenica fortunatamente, eh, della, della vicinanza della partita per venire a tifare il loro centro storico Le Boschi che appunto conta 1800 so soci, tantissimi tifosi. Portati da parte femminile probabilmente da Giulia Orlandi, come dicevamo prima. Che ci hanno raccontato mentre nasceva il centro storico le boschi. Lei vinceva lo scudetto con, con la fiorentina femminile, però anche da parte maschile perché i più magari si ricordano della società per Borja Valero che è venuto a giocare e ha giocato per un paio d'anni con la, la società toscana. Protagoniste. Finora Manfredini da una parte, Lucia Sassi dall'altra. Ci troviamo ancora una partita bloccata a 15 e 50. Adesso Sassi prova un rinvio un po' rivedibile. Benozzo prova ad andare a contrasto. De Biase protegge il pallone. Benozzo serve Spallanzani che la tiene e può ripartire il centro storico Leboschi con Valoriani. Spallanzani, niente, la, la palla è uscita e si riprenderà con. Eh, la rimessa laterale per il centro storico Le Bosche. Nel frattempo, nel caso di una vittoria di tre punti, il Bologna potrebbe sperare, perché da, da un'altra parte su altri due campi si giocano. E il, gioca il Merano, e giocano, gioca il Lumezzane. Il Merano gioca in casa contro il Vicenza. Il Lumezzane è in casa del Venezia. Calcio 1985. Che le rosso blu sono riuscite a sconfiggere, a battere. Praticamente al novantesimo qui in casa, grazie a un destro magnifico della mancina invece eh, Sara Zanetti, che anche oggi è, è infortunata, un, un infortunato di lungo corso. Intanto, Bonaccini vince un contrasto. Bonac Benozzo, ancora Bonaccini, riprova Ripro a proporre per De Biase, di testa, e ancora. ancora rimessa laterale. Nel frattempo, c'è la numero. Non si vede, la numero 7 enriquez a terra chiamati i sanitari. Tanto anche Bonaccini viene chiamata dal mister per rivedere un po' un po' il corso di questa partita che ha visto le rossoblu cambiare modulo dopo due partite consecutive 4-3-1-2. Oggi ci ritroviamo col 4-3-3. Il mister ha detto una cosa molto importante durante lo stop invernale. Io cambio per non cambiare. È questo il metodo giusto per continuare a sognare la Serie B? Beh, sicuramente, come dicevo prima, è un mister con esperienza, che conosce le sue giocatrici, le ha, alcune le ha, conosce molto bene perché erano con lui a Riccione, altre le ha imparate a conoscere, avrà fatto le valutazioni migliori per affrontare questa partita e eh, come dico sempre, soprattutto per delle giocatrici giovani, e nel Bologna ce ne sono tante, imparare a giocare anche più eh, con più moduli e a volte anche, perché no, cambiare ruolo quando si è predisposte a, a ricoprire più ruoli è sicuramente un fattore di crescita che soprattutto... Eh, agli inizi della carriera o comunque quando si è ancora giovani è un, fattore di, è un valore aggiunto, Insomma, può far fare un salto di qualità anche a giocatrici che hanno caratteristiche per giocare in più ruoli e magari anche per essere incisive in più moduli. Credo che sia sempre più importante cambiare modulo anche in corsa nel calcio moderno per affrontare anche le squadre avversarie e metterle in difficoltà. Intanto può ripartire il centro storico Le Boschi. Ma non ha fatto i conti con Alfieri, anzi, attenzione ancora Briccolani. trattenuta non fisca fallo l'arbitro. Spalanzani può ripartire. Serve Colombo. Colombo si gira, spalle alla porta, appoggia per De Biasi, la prende Bonaccini. Allarga adesso per Germenti che è sempre una buona idea, ma questa volta non riesce in là a Martina per arrivare sul pallone. Allora può ripartire il centro storico Le Bosche. Un po' di confusione. Viene servita Carrozzo che protegge il pallone. Scaraventato dall'altra parte della metà campo Arriva Spallanzani che propone per Colombo, anticipata anche lei, libera al centro storico Le Boschi. Il Bologna sembra avere quel qualcosina in più in attacco, ma di tiri in porta importanti non se, ne non se ne sono ancora visti. Nel frattempo è ritornata anche Ricchez. Allora Arcamone gira per Asamoa, che ha campo Asamoa si accentra col destro. Propone per De Biase, chiude ancora il centro storico Le Boschi. E riparte Ricketts. Fermata da Arcamone. Arcamone che propone per Spallanzani. Troppo lunga, no? La tiene Spallanzani. Per Gialmenti. che la sbuccia. Però il Bologna ancora in attacco. Per, con Arcamone. Arcamone, niente da fare. Si frappone Diamanti e fa ripartire anche adesso Carrozzo. Carrozzo tallonata da De Biase. Fallo in attacco per... Il centro storico Le Boschi, abbiamo parlato, anzi ci ha dato occasione di parlare di lei prima Arcamone con un recupero sulla trequarti avversaria, ricordiamo che queste ragazze lavorano anche, non sono, alcune fanno le calciatrici a tempo pieno, altre invece lavorano, c'è Giulia Arcamone che lavora come veterinaria dopo essersi laureata da 110 Lode, insomma è sempre una buona idea quella di trovare una via oltre che il calcio. Sì, assolutamente, sappiamo che soprattutto a certi livelli ancora la parte femminile del calcio non ha un, un adeguato riconoscimento economico e anche tutele. Da questa, dal luglio dell'anno scorso, dal primo luglio, finalmente per la prima volta nel, nella storia femminile, intanto vediamo una bella ripartenza, siamo 3 contro 4. Bello questo cross. È eh, peccato, non abbiamo agganciato in aria. Bravi anche loro a difendere. Intanto, vediamo se un tiro da fuori, debole, però, che finisce sul fondo. E, eh, siamo quasi al ventunesimo, come mi ricordi. E ecco l'arbitro: ti ripasso, la parola. E adesso verrà letto, eh, in questo momento di silenzio un testo che vi leggiamo anche qui in tv, in difesa della memoria. Eh, perché ci fermiamo al ventunesimo minuto? Dal binario 21 della stazione di Milano partirono 20 convogli, deportando gli ebrei e tutti perseguitati verso i campi di sterminio. Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare. Il binario 21 è il luogo in cui ebbe inizio l'orrore della Shoah tra il 1943 e il 1945. La Lega Nazionale Dilettanti ricorda le vittime innocenti sui campi di calcio, luogo invece di gioia e divertimento, affinché le giovani generazioni sappiano, capiscano e comprendano. In difesa della memoria, perché quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. Questa è la frase incisa in 30 lingue sul monumento nel campo di concentramento di Dachau. Per non dimenticare mai, bello anche l'applauso finale a questo minuto di silenzio. Sono cose che chiaramente non avremmo mai voluto leggere perché non sarebbero dovute mai succedere. Riprende il Bologna in attacco. Intanto De Biase appoggia per Asamoa che propone per Bonaccini. Allarga per Alfieri, Alfieri terzino, anche centrale di piede destro. Erra in questo caso la, il passaggio e si riparte ancora una volta con la rimessa dal fondo. Dicevamo prima del modulo perché sono passate da un 4-3-1-2 al 4-3-3 anche per, per colpa, diciamo, purtroppo delle, delle assenze. Abbiamo appunto a sinistra Francesca Alfieri che ha ricoperto anche il, il ruolo di difensore centrale e di terzino destro. Abbiamo Bonaccini in cabina di regia che può fare anche la, la mezzala. E Monica Spallanzani, che è un'interessante giocatrice del, del 2003, proveniente dal Sassuolo Primavera che adesso è stata un po' chiusa da, da Zala Kustrin, che ricordiamoci è più, più esperta di 5 anni, insomma, ha sa, sa il suo perché ha fatto 117 gol in 88 presenze in Slovenia, intanto ancora una volta eh, Lucia Sassi coperta da, da Samoa, però oggi appunto Monica può avere un, una vetrina importante, insomma. Debiase servita da Gelmetti, ancora Debiase, per Gelmetti che non ci arriva, un po' di confusione. Punizione dal limite, mi sa se non ho visto male, per un tocco di mano. Dovrebbe andare Giulia Arcamone che Giulia Arcamone contro il Merano nella partitissima, che ha visto anche riaprire la tribuna finalmente, ha beccato due traverse, oltre ad aver segnato il momentaneo 2-0. C'è anche Gelmetti che però prende la rincorsa e mi sa che sarà proprio Martina a cercare il diciottesimo gol stagionale, 17 in campionato. Insomma, solamente Nischler del Merano ha fatto meglio di lei. L'arbitro intanto istruisce la barriera del centro. centro. Al centro? Dove si tira? <ride> Adesso ce lo spiegherà Martina. Va lei? E Martina 18 in stagione 17 in campionato dire che è fuori categoria non lo dico io perché lo dicono i numeri Beh sì grande, è una grande giocatrice ha dimostrato fino adesso il suo valore attraverso i gol così deve fare un attaccante e questa è una punizione tirata bene non fortissima ma assolutamente eh, con un po di giro e eh, con il calibro giusto e ha trovato tra la parte esterna adesso da, da questa angolazione non si vede se addirittura abbia trovato la parte esterna diciamo, della, della rete o comunque proprio l'angolino non altissima ma non ha lasciato scampo al portiere nonostante diciamo, abbia, la, la barriera si trovasse più spostata dall'altra parte brava, una bella esecuzione e intanto si ricorda qua anche lo speaker improvvisato Martina attenzione intanto riparte Enriquez che serve carrozzo ripropone per Enriquez ma c'è sempre Samoa Diamanti, rilancia ancora per Carrozzo, chiusa da Samoa, calcio d'angolo. Centro storico. Le Boschi, chiaramente non ci sta, riparte subito in attacco, però ecco eravamo indecisi dove, dove doveva tirare Martina. Ci ha suggerito che una palombella è sempre un'ottima idea. in mezzo una palombella che dovrebbe... non arriva sassi, salva il Arcamone, colombo di testa, arriva De Biase che è anche sa un muro, 165 cm di pura cattiveria. De, uh, De Biase è una giocatrice che io personalmente non importa se ha, ha una consistenza così, però insomma tantissima, tantissima quantità. Non sempre i centimetri fanno, fanno la giocatrice o il giocatore, insomma, fino adesso ha dimostrato grandissimo dinamismo, qui non ha avuto paura, è uscita su una palla pericolosa, perché è palla in uscita, giocatrice che corre incontro verso l'area, quindi può impattare la palla molto forte, lei è uscita senza paura, mettendoci il fisico e ha fatto un grande intervento, perché sicuramente un tiro da fuori con la palla che viene incontro avrebbe potuto prendere velocità e poteva essere pericoloso. Intanto siamo sulla fascia sinistra comunque vediamo le giocatrici con voglia di tornare in attacco per piazzare il raddoppio e ovviamente ci speriamo anche noi per fare il tifo bella questa palla bella idea un po' lunga ma bella che sia quella che sia stato quella il gol di Martina per sbloccare le rosso-blu adesso ce lo diranno loro alle 27 e 25 secondi insomma per ora il Bologna è a 46 punti su 48 disponibili sta rispettando le attese eh, contro un, comunque un centro storico Le Boschi che sta impensierendo soprattutto in fase, fase difensiva, sta chiudendo molto bene le, le Rosso Blu che hanno trovato il jolly con Martina da, da calcio d'angolo e adesso provano a riproporsi, vince un rimpallo che favorisce Enriquez, Samoa è più veloce, appoggia per Lucia Sassi che di destro rinvia, vediamo se Martina ci arriva, no ci arriva Corsiani, Polaccini appoggia per Antonini, Palombella, stop, tocco di mano ma che l'arbitro giustamente non punisce, Benozzo allarga per Spallanzani che ha a campo, intanto Benozzo si, si invola sulla fascia, ancora Spallanzani per Colombo, Colombo serve ancora Spallanzani che controlla, cede Biase a supporto, intanto Era buona e adesso riparte ancora al centro storico Le Boschi con eh, Carrozzo. Il Bologna è attualmente messo, Posizionato bene in difesa, Alfieri interviene. Corsiani protegge su, su Antolini. Si infrappone invece Martina Gialmetti, pallonetto e palla lunga per Colombo. È uno schema che si è visto e rivisto in queste 16 giornate. Intanto Colombo fa forza della sua, del suo fisico. Si infrappone ancora. Gelmetti, Gelmetti, doppio dribbling. Il cross con il sinistro per De Biase. Oh, bravissima. E fischia Fallo. Ha fischiato Fallo su Briccolani. La spinta di, di De Biase che non è riuscita a colpire di testa. Parliamo... Qui Gelmetti ha fatto vedere una giocata sullo stretto di classe fantastica, insomma è andata via dall'avversario con una facilità incredibile, ha messo dentro un bel cross, ci ha provato con i suoi centimetri, che dicevamo prima non siano tantissimi la nostra numero 16, però in ogni caso una bella azione. Hai parlato di Gelmetti, per descriverla io userei due parole: Champions League perché lui, lei ha esordito nell'ottobre del, del 2010 in Champions League quando giocava nel Bardolino Verona contro il Malmo e in una partita persa per, per 2-0 è una giocatrice che poi ha viaggiato tantissimo, è andata in Puglia alla Pink Bari, è andata anche in Svizzera l'anno scorso era a Riccione, è arrivata a Gennaio, ha messo a segno solamente 28 gol e allora il, il mister, mister Bragantini insieme a Gianni Fruzzetti hanno messo sul tavolo il suo nome. E insomma, il, il tratto dalla, dalla Romagna alle 1000 è stato breve. Insieme a lei, da Rizzone sono arrivati anche De Biasi, è, è arrivata anche a Samoa, è arrivata a Colombo. Colombo che finora ha avuto forse tutto, ha, ha raccolto meno di ciò che, che meritava perché ha segnato solamente 4 gol. Tre in campionato e uno in coppa. È una giocatrice però che il ha sottolineato, di cui il mister ha sempre sottolineato l'importanza, perché è una giocatrice di corsa. Ricordo una sua partita clamorosa in 10 a Venezia contro il Venezia FC. Può vestire tutti i ruoli del, dell'attacco, ultimamente ha fatto la trequartista anche. Sì, da assessora allo sport e da ex giocatrice rossoblu non posso che augurare a, a Gelmetti di tornare a vestire la maglia per andare in Champions League, la maglia rosso-blu insomma, quindi è un po' un augurio anche alla nostra squadra, alla nostra città. Sognare in grande non, eh, non costa niente, bisogna farlo soprattutto poi per darsi degli obiettivi alti e arrivarci tassello dopo tassello come stiamo provando a fare eh, la società, la città, le ragazze, quindi un grande in bocca al lupo a lei e anche a noi tanto ancora il Bologna in attacco con Spallanzani spalle alla porta. Niente, Monica, non riesce a trovare il, il, la giusta via. Enriquez intanto protegge il pallone. Ancora Gamoa, si strattona con Enriquez, vince lo scontro fisico. E riparte, riparte Samoa per De Biase, che non si accorge dell'arrivo della del centrocampista del centro storico. Leboschi, ovvero Tamburini, ancora Enriquez, palla al piede. Può allargare sulla destra e suggerisce per Corsiani. Tamponata da Antolini, tamponamento corretto. La palla arriva ancora una volta a Lucia Sassi che vanta il, una striscia buona di 8 clean sheet. Anzi, un numero buono di 8 clean sheet che, ovviamente, non sono arrivati tutti, tutti in sequenza. E 10 gol subiti dal Bologna in 15 partite e più 32 minuti. Il, la miglior difesa? Beh, è importante per eh, stare in questa posizione di classifica, sicuramente conta fare gol, ma come sappiamo sia chi ha giocato che chi fa il tifo, quanto sia importante tenere bene dietro perché. Eh, quando non subisci, soprattutto in quelle partite difficili dove magari la differenza la fa un gol, eh, è chiaro che è importante difendere bene e poi trovare il momento giusto per segnare, magari anche quando si hanno poche occasioni. Intanto un tiro da lontano, presa facile del portiere eh, del centro storico. E, per quanto riguarda la, la portiera, è una giocatrice ancora giovane, nonostante sia già da qualche anno che eh, sta, sta in campo, sta tra i pali e raccoglie un'eredità anche importante. Insomma, ricordiamoci che Enrica Bassi ehm, che era anche la capitana del Bologna una ragazza che io ho visto crescere con cui ho giocato per tanti anni quindi la ricordo con grande affetto e le auguro ovviamente l'in bocca al lupo per la stagione in corso sicuramente ha potuto insegnare qualcosa anche della sua esperienza e competenza a Lucia che ha raccolto fino adesso si vede i frutti sia dell'allenamento della preparazione e, e anche di chi, di chi l'ha preceduta quindi questo credo sia un bel, un bel filo che unisce giocatrici più giovani a giocatrici un po' Un pochino più grandi, poi Enrique è ancora una giocatrice giovane ma insomma chi come me ha avuto modo e il piacere di giocare anche con tante giocatrici che avevano appena cominciato l'importanza dell'accompagnare le giovani è qualcosa che eh, chi è più grande lo deve sentire come non un peso ma una responsabilità ma anche un piacere credo che sia questo l'arma vincente di uno sport nel frattempo, tamponamento scorretto di Benozzo sulla bandierina del calcio d'angolo avversario. Può ripartire il centro storico Le Boschi con un fallo. Hai parlato di Enrica Bassi, che è passata quest'ultima estate all'orobica Bergamo, è sempre in serie C. Girone A e a meno 3 dalla capolista Pavia Academy. Chissà, chissà se e ci fermiamo qua e ci fermiamo qua. Colombo apre per Bonaccini che può proseguire, parla al piede, serve Gelmetti, anzi non la serve perché il pallone scivola in fallo laterale con Corsiani che può riprendere anche questa volta vicino alla bandierina. Ricordiamo che nel, in Serie C va su eh, viene promossa solamente il, la prima in classifica, le ultime due retrocederanno in, in eccellenza Invece, dall'undicesimo al quattordicesimo posto ci sono quattro squadre che rischiano la retrocessione perché faranno i playout. Il Bologna, appunto, l'anno scorso li ha sfiorati, per fortuna, vincendo, vincendo contro il Padova, che anch'essa era, era lì lì per, per andare ai playout. Alla fine, intanto riprendiamo la cronaca: con Corsiani, che serve a chiusa da Benozzo, prende palla a Carrozzo che serve ancora Enriquez. C'è solamente però Briccolani in mezzo. Infatti Enriquez si perde e può ripartire il Bologna con Arcamone. La falcata di Giulia, che serve Antolini. Palla lunga per Colombo, tamponata da Baroni. Ancora Colombo contro Baroni. E' un bello scontro fisico questo tra, tra Valentina e Baroni. Intanto Bolaccini recupera palla. Antolini, Gelmetti, che può, par può partire... Per Colombo, Gelmetti per Colombo e Valentina alza le braccia al cielo. Fa 5 in stagione, 4 in campionato. L'avevamo chiamata prima. Gliel'abbiamo fatto prima, per fortuna ci ha smentito. Siamo stati profetici, l'abbiamo spronata e lei ha risposto presente con un gran bel diagonale imprendibile per, eh, per la portiera ospite. Bella azione ancora una volta di Gelmetti, siamo andati via bene, con tenacia abbiamo riconquistato palla e l'azione, la palla in mezzo è stata geniale di Gelmetti perché ha trovato una Colombo tutta sola che con un controllo e un tiro preciso, fredda, ha trovato il raddoppio e adesso possiamo... In questo primo tempo, dire di aver capitalizzato al meglio le, le occasioni che abbiamo avuto a disposizione, quindi, sicuramente questo farà bene anche al morale. Mantenere alta la concentrazione perché, insomma, la partita è ancora agli inizi, è nella prima fase, quindi, bisogna provare a tenere sempre lì, e a dare il massimo e continuare a spingere. Intanto è fantastico, alla nostra destra i tifosi del centro storico Le Boschi che nel frattempo continuano a intonare per le loro grigioniere. e nel frattempo ecco, nome, e cognome, Valentina Colombo, classe 2003, un curriculum non male perché lei è nata a Lecco, è cresciuta nell'Atalanta, è passata all'Inter, dopo è passata al Rizzone, però ha vestito anche la maglia della nazionale Under 17. Martedì e mercoledì invece ai lui Simone Bragantini la saluterà perché è stata convocata con la rappresentativa nazionale femminile e Under 20 eh, agli ordini di Marco Canestro insomma è la terza quarta, quarta giocatrice del, del Bologna che viene convocata quest'anno con, eh, con la rappresentativa insomma allora il mister non ce l'avrà per i primi due giorni di allenamento perché domani la ragazza e riposeranno, riprenderanno martedì in vista della Jesina per appunto la Coppa Italia che dicevamo prima chi vince a Grassecca sempre qua al Bonarelli chi vince affronterà la vincitrice tra, Bolo, tra Venezia FC, chiedo scusa e, e Vicenza e... però è una Coppa che purtroppo non, eh, non, dà, non dà nessun segnale perché vinci tra virgolette e basta come spesso accade in queste competizioni, le si gioca perché chiaramente sono competizioni e vanno sempre onorate al meglio. Comunque andarsi a giocare delle fasi finali è sempre un'emozione, qualcosa di importante. Lo vediamo insomma in questi due giorni Bologna, Lunipol Arena Casalecchi ospita le final four di pallavolo di Coppa Italia. Uno spettacolo meraviglioso sia di A1 che di A2. Però è chiaro che sarebbe bello che, attenzione, intanto torniamo in aria da fuori. È eh, bello, eh, sarebbe stato un bel tiro, ma. Eh, il centro storico ha, ha, ha stoppato bene, poi il tiro l'ultima conclusione è alta. Però, insomma, stiamo lì, stiamo lì, stiamo nelle loro tre quarti. È importante. No, dicevo sarebbe bello come se alcune competizioni, eh, in particolare così importanti e storiche, dessero magari una via d'accesso comunque eh, portassero risultati maggiori nel cammino di, un, di una stagione. Però, insomma è sempre bello e importante vincere perché dà morale al gruppo. A proposito di Coppa, intanto vediamo qua, Gelmetti che propone per De Biasi è troppo lunga, Manfredini controlla benissimo con le mani e ripropone subito, prova il centro delle Bosche ad andare a fare la lotta in avanti, però Enriquez e Carrozzo al momento sono un po' troppo solitari, intanto Lucia Sassi si rammarica, offre un assist al centro storico Le Bosche che può ripartire dalla metà campo nostrana. Parlavamo appunto di Coppa Italia eh, che il Bologna proverà a vincere, però insomma, non a, dando solamente, la, solamente, solamente il trofeo. Si si, I suoi occhi saranno sicuramente più sul campionato. Coppa Italia, anzi, coppa regionale che è stata vinta la settimana scorsa dalla Juniores di Massimo Carbone in finale contro il Modena 3-2, intanto Spallanzani non si arriva sul lancio di, di Arcamone. Ha vinto 3 a 2, e gol di Stagni, doppietta di Maida, insomma mh, anche in quel caso è una coppa tra virgolette a sé, però vincere è sempre una buona idea. Tanto la classica Colombo che lotta. A Grandi Falcate si avvicina verso l'area Mancina propone per Gelmetti, arriva Spallanzani, sinistra di Monica e c'è il calcio d'angolo perché smanazza Manfredini la tocca. E c'è il primo calcio d'angolo, se non sbaglio, da parte, da parte delle Rosso Blu a battere Camilla Benozzo. Posiziona il pallone Camilla, prenderà la rincorsa con il destro. E il pallone era già uscito. Sembrava diretto verso la porta, invece sembrava. Anzi, è sicuramente uscito. Esatto, è rientrata. Non è rientrata, quindi si riprenderà direttamente con un calcio dal fondo. Manfredini. Fallo di Bonaccini sulla tre quarti del, del Bologna del centro storico Le Boschi si ripartirà anche adesso con, un, con una punizione andrà a battere Baroni che proporrà con tutta, con tutta probabilità una palla lunga a cercare Carrozzo ed Enriquez per una sponda che magari possa impensierire Lucia, Lucia Sassi e infatti la palla arriva a Enriquez che appoggia verso Carrozzo palla in mezzo per Bricolani anzi no, Lucia Sassi accompagna con lo sguardo alla palla verso il fondo siamo a 42 minuti e 23 secondi, insomma il primo tempo che sembra scivolare in favore rosso -blu. Sì, un primo tempo comunque piacevole. Come dicevi tu, la prima parte della partita è un po' bloccata. Le squadre si sono un po' studiate proprio perché si vede che ci hanno sentito dire che il girone di ritorno è un altro campionato. Quindi, seppure si erano già affrontate si sono studiate, poi devo dire che sta venendo fuori eh, la qualità delle giocatrici in campo, delle rossoblù, che è sicuramente superiore alla squadra avversaria, che comunque si sta difendendo bene, sta onorando la partita, non sta mollando su, su alcun pallone e cerca sempre. Di metterci in difficoltà, soprattutto tiene bene in fase difensiva perché eh, l'azione la, la, del, la punizione è stato un calcio da fermo. L'altra è stata una bella azione corale, però nel complesso eh, in difesa stanno tenendo abbastanza bene. A dispetto del risultato, che vede insomma un 2-0 per il momento assolutamente meritato in favore della squadra di casa, e quindi continuiamo a fare il tifo. Tamburini offre per Enriquez, ancora Carrozzo sulla fascia destra, propone per Corsiani, Corsiani marcata da, da De Biase, la palla è ancora per Carrozzo che prova a girare per Tamburini, propone in avanti, Antonini accompagna l'uscita di Lucia Sassi che forse con qualche problemino in più di quanto si potesse pensare, arriva sul pallone, intanto c'è Benozzo che si è accasciata un attimo, Richiama l'attenzione dell'arbitro, sembra un problema al, al ginocchio. Sì, eh, sembrava anche a me che avesse indicato una qualcosa o qualcuna. Sembra poter proseguire, insomma a Camilla mancano ancora 6 secondi al 45esimo intanto Lorenzo gelosini team manager del Bologna ha alzato il recupero e Lucia Sassi dopo il pallone gentilmente tonato dal, dal centro storico Le Boschi riprende con un lancio lungo con Tamburini che va sul pallone Antolini propone per Colombo e Bonaccini Bonaccini uno sguardo a destra propone per Benozzo Riparte il centro storico Le Boschi. Classico scontro Asamoa e Enriquez ha la meglio ma davanti non c'è nessuno. Allora Bonaccini per, per Arcamone. Ancora Bonaccini. Arcon, ancora Arcamone. Che guarda. Ancora per Bonaccini. Che imbecca Spallanzani. Ancora Bonaccini. Bonaccini allarga per Gelmetti. bel giro palla delle rosso-blu. Tanto Martina propone in mezzo, libera Valoriani. Ancora Carrozzo contro Alfieri. Duplice fischio, si va a riposo. Bologna 2. Centro storico, Le Boschi 0. Zelmetti Colombo. Mancherebbe solamente Spallanzani per completare il tridente in gol. Beh, insomma, abbiamo ancora 45 minuti, speriamo che Di Gol ne arrivino ancora e soprattutto speriamo di mantenere un livello di divertimento come quello che abbiamo goduto per buona parte del primo tempo. In bocca al lupo alle rossoblu per il proseguo della partita. Insomma, siamo qua a fare il tifo in una bella giornata di sole, seppure fredda, ma ci stanno scaldando sia i tifosi e le tifose che le giocatrici. Quindi bene così avanti. Ci risentiamo tra 15, Bolo, tra, 15 Bologna, sì, tra 15 minuti. Bologna, centro storico Le Boschi 2-0. 42 secondi. Il risultato ancora non si smuove: 2-0. Spallanzani prova. Prova l'affondo. E invece affonda l'avversaria, ovvero Briccolani, fallo per il centro storico. Le boschi, un po' di subugli dal, dalla tribuna, riprende. Comunque Tamburini che andrà a calciare col destro. Si protegge dal, dal sole che adesso non sorride. Al centro storico. Le Boschi. Proverà il pallone in mezzo, lunga Asamoa intercede. Appoggia per De Biasi, bravissima. Bonaccini che appoggia per Antolini, allora può partire l'offensiva del Bologna. Antolini tamponata, serve per Gelmetti che non riesce a tenere il pallone in campo. Riprende subito Corsiani, ora il centro storico Le Boschi sembra un po' più convinto per quanto riguarda le manovre d'attacco, qua invece Alessandrini. Prova a imbeccare Enriquez, Enriquez che, che insieme a Carrozzo stanno facendo un grande lavoro davanti, per ora però non ha... Non, so, non sorride. Alfieri appoggia per Colombo. Elegante Valentina nel controllo a servire Gelmetti ed è sempre una buona idea. Gelmetti si accentra disturbata da Corsiani che questa volta la riesce ad avere ragione. Poi Martina trattiene. Giusto il calcio di punizione. Martina un po' si, si lamenta. Forse per il mancato appoggio delle compagne. Tant'è che riparte ancora Baroni. Dalla, dalla tre quarti eh, con, un, eh, con un calcio di punizione. Palla lunga, Arcamone di testa, Bonaccini trattenuta, infatti si lamenta il signor Pelaia di, di Pavia, fischia fallo, e allora si può riprendere con un nuovo calcio di punizione. Arcamone sul pallone. allarga un po' di brividi qua in tribuna e anche per Alfieri che va a proporre per Gialmetti contrastata a Baroni. Colombo, palla lunga ancora Alfieri che appoggia per Antolini che la tiene in campo. Alfieri, bella palla per Colombo che può puntare Baroni. Colombo contro Baroni, sul sinistro Valentina, rientra sul destro. Appoggia per Bonaccini che torna sempre sulla bandierina. Bonaccini ancora, talonata a Tamburini. S serve per eh, Valentina Colombo. appoggia per Bonaccini, il cross. Martina col tacco, mamma mia se veniva. Mamma mia se veniva, non lo diciamo a caso perché Martina ha già fatto un gol di tacco estremamente bello contro il Rizzone, somigliava un po'. Quell'azione lì era il 3-0 contro il Riccione. Quella volta lì poteva essere il 3-0. Oggi invece Manfredini riprende dalla, dal fondo. Fase un po' confusa, confusa adesso della partita, Alfieri adesso prova di tacco a suggerire per Antolini, ma serve ancora Corsiani che batte l'ennesima rimessa laterale. Arcamone senza fare complimenti su, su Enriquez, insomma Giulia è, è, è famosa per la sua foga agonistica, fa sentire i tacchetti all'avversaria. Che comunque sta tenendo bene, bene il campo. E son, sono scontri belli che, fa, che rendono anche giustizia al calcio femminile, insomma che sta, sta salendo, sta crescendo sempre, sempre di più. Lucia, intanto, Sassi propone per Colombo, che lancia spallanzani briccolani De Via, è una nuova rimessa laterale per, per Benozzo. 11 minuti, 20 secondi, sempre 2-0. a 0. Adesso il Bologna si sta, si sta avviando momentaneamente. Chiaramente, verso i 46 punti, che vorrebbero dire attualmente più 8 sul Merano. Che a quanto pare, a quanto pare sta pareggiando contro il Vicenza. A quanto pare. Valoriani, intanto, scappa sulla fascia a sinistra. Inseguita da Bonaccini, non serve perché c'è Benozzo che appoggia per Asamoa. Lancio lungo di Lucia Sassi, il mister chiede giustamente di indirizzare meglio il, il calcio a, a Lucia o comunque di appoggiare in maniera un po' più semplice da parte di, di Asamoa. Tant'è che il centro storico Le Bosche riprende. Corsiani propone in mezzo per Enriquez e si scopre cambiano uno sguardo le due di, di disappunto Corsiani verso Enriquez, Enriquez verso Corsiani, non c'è l'intesa, riprende ancora Lucia Sassi che sceglie la costruzione dall'alto, a servire Colombo che non ci arriva, allora può ripartire Pini, ancora Pini a contrasto con Bonaccini, arriva prima Pini, Valoriani sbraccia chiedendo il fallo per, eh, in favore della compagna, senza avere risultati positivi. Lancio lungo, Arcamone di testa va a servire Benozzo, rincorsa da Enriquez. Brava Camilla a fare perno col, col corpo e a subire fallo da, da Enriquez. Prima parte del secondo tempo bloccata come lo era stato del. De, scusate. Prima parte del secondo tempo bloccata come lo era stato nel primo. Vediamo se anche in questo caso ci dovrà essere un gol per sbloccare, per rendere più. più agonistico il, il gioco. Nel frattempo, comunque, partita bloccata e soprattutto il risultato, e ancora di più cronometro che sorride alla, alla squadra di casa. Corsiani propone per Valoriani, chiude Bonaccini, Gelmetti protegge palla su Corsiani, vediamo se riesce a girarsi. Ancora Martina, cadono entrambe. E Martina riprende, Martina supera Corsiani, supera anche Tamborini e prova l'imbeccata per Colombo. Non esce Manfredini, forse una scelta che doveva, che doveva prendere, favorisce la chiusura di Tanini in, in calcio d'angolo e si può riprendere ancora con Benozzo dalla bandierina. Palla Camilla, Asamoa e Alfieri rimangono nelle retrovie per impedire a Carrozzo di trovare l'imbeccata vincente con un'eventuale rincorsa. Benozzo prova in mezzo e Bonaccini è andata di testa. Ha trovato però pronta Manfredini, Bonaccini che non è nuova a colpi di testa, ha già sbloccato la partita contro Rizzone da calcio d'angolo. Ed è andata in gol anche a, a Trieste, proveniente dalla Pink Bari, classe 1998. Anche lei colpo di quest'ultima estate dalla, dalla Serie B. Insomma, anche lei sta dando una grande, mano, una grande mano, non solamente in fase di copertura, fase di copertura perfetta, adesso di, di Corsiani, ancora di più Alfieri che propone per Colombo, che anticipa Baroni. E parte Antolini, Corsiani, ancora Spallanzani, Antolini, suggeriscono di girare, di cambiare campo, Bonacini serve Spallanzani, Antolini, Colombo, spalla alla porta e si gira Supini, Colombo punta Baroni, Colombo e Mancina, infatti va sul Mancino, sinistro! E chiama le compagne a esultare con lei, e le compagne, anche Lucia Sassi. Accorrono, si fa tutto il campo per, per abbracciare Valentina, che ha fatto un gol strepitoso. Manfredini ha provato a bloccare il pallone, non c'è riuscita. Sei gol in stagione, quattro in campionato della numero 9, Valentina Colombo, e anche Beatrice Cerrone dalla tribuna esulta. Un tifoso delle boschi sventola comunque la bandiera, comunque eh, in maniera assolutamente sportiva i tifosi grisoneri continuano a sostenere le loro, le loro giocatrici. Chi vince però, lo sentite anche in sottofondo, è il Bologna grazie alla doppietta di Valentina Colombo, seconda doppietta in, eh, in campionato. Bologna però non sazio. Intervento duro forse su Martina Gelmetti, l'arbitro fa proseguire, anzi no, fischia adesso fallo su, su Carrozzo. Insomma una partita che sta scivolando sui binari giusti per, per il Bologna, si sta avvicinando alla sedicesima vittoria in campionato, alla quindicesima vittoria in campionato su 16 partite. E attenzione intanto Carrozzo si libera, destro... Addormenta il pallone Lucia Sassi tra le sue braccia, non un tiro irresistibile. Primo tiro, forse, però, vero, comunque all'interno dello specchio della porta per il Le Boschi. Dicevamo potrebbero essere. 15 le vittorie consecutive da parte del, del Bologna che non deve far ingannare il nome perché eh, potrebbe partire favorita sulla carta a ogni, a ogni gara, però ci sono state delle, delle belle sfide eh, complicate che il Bologna ha saputo eh, risolvere, non ultima come ha detto anche il mister nel post gara di Jesi. E senza il gol di Kustrin dopo pochissimi secondi poteva essere una gara complicata, e lo è stato appunto fino al, al 2-0. Intanto Antolini che cerca di allargare per Spallanzani, bravissima Corsiani, che stoppa, riparte, serve Pini, contrastata da Alfieri, e la rimessa laterale per il centro storico Le Boschi. Cambio per il Bologna al 19esimo, esce Marilyn Antolini. Ed è un cambio sicuramente saggio di mister Brangantini. Perché Marilyn è diffidata e con un cartellino giallo. Avrebbe saltato l'importantissima trasferta di Vicenza. Entra Marta Rambaldi. Dice, direi che non cambia niente. Mezzala per mezzala, esce un po' scocciata. Marilyn come è normale che sia per una giocatrice del suo, cal, del suo calibro, che non riesce a, a segnare. Dall'altra parte esce anche Samoa, entra Angelica Pacella, anche in questo caso non cambia niente, difensore centrale per difensore centrale, Angelica classe 2000, ed è una delle veterane del Bologna che si è spostata dalla, dalla SD alla SPA quando il Bologna è stato acquisito dal club tre anni fa. Insomma, torniamo un attimo alle vittorie di, di Iesi che è stata complicata per i, primi, per i primi 20 minuti, insomma con un gol della Jesina, poteva complicarsi ancora, ancora di più. È stata complica, complicata contro il Venezia, dopo un, eh, un 2-0 firmato dal Venezia FC, con un 2-0 firmato da Gelmetti e De Biase, e pochi minuti dopo c'è stata l'espulsione di, Ar di Arcamone, il gol delle Lagunari che ha fatto soffrire tantissimo le, le ospiti fino per, per un buon 25 minuti l'altro venezia invece eh, contro cui il bologna ha segnato l'89esimo, come dicevamo prima grazie a Sara Zanetti con un gol sotto, sotto l'incrocio di destro eh, contro il vicenza anche in quel caso seconda giornata le rosso -Blu erano in 10 per una doppia una doppia ammonizione munizio che ha comportato l'espulsione di Sara Sassi abbastanza discutibile tant'è che poi Marilyn Antolini ha messo tutte, tutte d'accordo o meglio quasi tutte le padrone di casa con un gol che poi ha deciso la gara e, e poi il Merano il Merano sfidato due settimane fa battuto 2-1 intanto seguiamo questa punizione con Benozzo che propone in mezzo Bonacini testa che indirizza male Poteva indirizzare sul secondo palo Elena, non c'è è riuscita, ha preferito chiudere sul, sul primo, non ha causato problemi a, a Manfredini. Dicevamo contro il Merano, che, la cui partita è finita, finita 2-1, e un Bologna che ha dato, ha dato grande intanto... Ha dato grande, grande segno di, di qualità, di, di compattezza che non sempre, a detta di mister Simone Bragantini, eh, non sempre è stata data durante il campionato perché ci sono stati sebbene mh, siano stati subiti solamente 10 gol, eh, appunto non c'è stato quel. quel là, e da da essere insomma la corazzata che raccontano i numeri. Intanto, brutto colpo alla testa per Spallanzani, l'arbitro appunto ferma il gioco, capocciata di, di Monica che ha avuto la peggio, Benozzo intanto va, va a soccorrere, e l'arbitro fa entrare Martina Spigno e il doc Agostini. Per, per assicurarsi delle situazioni di Monica che dovrebbe aver preso solamente una botta insomma dicevamo contro il Merano un 2-1 che ha, questa volta forse un po' che non ha raccontato bene come com'è andata la, la gara una gara mh, aperta e chiusa dal Bologna per buoni 80 minuti dopo il Merano è riuscita a, a segnare ad accorciare il risultato Uh, è andata vicino a conquistarsi un calcio di rigore al novantesimo eh, con, con Nischler ma alla fine il 2-1 ha sorriso alle Rosso -blu. gioco che riprende Bologna in 10 Spalanzani visitata ancora dal, dal dottor Agostinis ma ciò non blocca le Rosso Blu a ah, proporre un'azione offensiva con, eh, con Gelmetti che trova Colombo Colombo tallonata, rientra sul destro. Marti, per Martina Gelmetti che si dispera. Potevano essere 19 in stagione nel giro di 18 partite, forse lo saranno nei prossimi 22 minuti più recupero perché siamo al ventitresimo, anzi quasi ventiquattresimo, tanto l'arbitro va ad assicurarsi, presumo per la mancanza. Di, di sangue da parte di Monica, infatti le dà l'ok okay per rientrare in campo arbitro Pelaia un po' troppo, Mol, molto, molto sicuro. Ha voluto assicurarsi appunto della, che Monica non avesse, non avesse problemi di sanguinamento. Quattro cambi finora, e due per parte da parte delle due squadre. E Centro Storico Le Bosche che ha sostituito Marta Dominici e Diamanti per Alessandrini e Pini a fine primo tempo. Bologna invece che ha sostituito Marilyn Antolini e Joyce Asamoa per, per Marta Rambaldi e Angelica Pacella. Proprio adesso Marta Rambaldi viene servita. Gira per Bonaccini. Che, il cui passaggio viene, viene bloccato da, da Pini. che Propone per, per Carrozzo, Lucia Sassi, rinvia. Adesso c'è. Dopo un batti ribatti, una rimessa in zona d'attacco per il Bologna. Colombo aggancia, De Biase, Rambaldi, si, non, non riesce a giocare in maniera pulita il pallone, fallo in attacco delle, delle Rosso Blu, intanto si prepara il centro storico Le Boschi, ha un altro cambio, esce la numero 10 Valoriani, siamo al minuto 27, entra la numero 15 Fatima Aidari. Fatima Aidari che ha una storia molto, molto particolare e molto. Da, dalle due sfaccettature. Intanto Spallanzani prova l'azione offensiva, la ferma Briccolani. Insomma, Aidari è una delle tre ragazze che. Che è un'attaccante afghana che è stata rifugiata in Italia. Ricorderete bene l'anno scorso? E giocavano nella squadra di Herat. Quando poi il ritorno al potere dei talebani le ha costrette alla fuga, e lei insieme a, ad altre due compagne, per fortuna, sono riuscite a, a scappare. E Aidari è stata accolta insieme alle sue due compagne, che adesso non giocano più nel centro storico Le Boschi, e nel club toscano. E insomma, è sempre una, una, una bella cosa, è sempre uno dei tantissimi gesti positivi che fa che fanno appunto il club grigio nero. Tanto azione del centro storico Le Boschi con Enriquez talonata da Alfieri. Sassi blocca. Forse aveva le gambe al di fuori del, del campo, il pallone. Probabilmente era, era rimasto dentro, il signor Pelaia però decide che ci sarà un altro calcio d'angolo per, per le ospiti che si apprestano a fare un ulteriore cambio. Però, dopo il calcio d'angolo, calciato da Enriquez, pallone in mezzo è andata a colpire Corsiani nulla di fatto ecco qua l'altro cambio siamo al minuto 29 esce la numero 5 Baroni entra la numero 17 Alessia Dominici Dominici che va a prendere la corsia di destra con Corsiani che si, si accentra insomma cambia qualcosa Mister Andrea Serrau per l'ultimo quarto d'ora più recupero della gara. Rambaldi gestisce il pallone per Bonaccini, Alfieri, prova ad andare a cercare Colombo, Corsiani di testa fa il suo primo intervento da difensore centrale, Enriquez protegge palla, Aidari conf, eh, anticipata da D'Arcamone, da De Biage serve Rambaldi, Rambaldi col destro, Colombo, De Biage... C'è allargo, Martina Gelmetti. Servita adesso. Martina, non si, non si capisce. Con, eh, con, eh, con Gelmetti che allarga le braccia e si riprenderà. Rimessa al fondo, altro cambio eh, per il Bologna. Esce proprio Martina Gelmetti. Che a sua volta, dopo aver ricevuto la fascia al braccio da Antolini, la passa a D'Arcamone per fare spazio a Polisi. Ges a ah, marcanti martina marcanti scusate polisi il numero 7 7 per 2 14 entra con la con la 14 martina marcanti eh, la, a cui viene dato viene data la fascia al braccio anche, per, anche martina ha avuto una storia particolare in questa stagione e il suo esordio è stata è la sua terza convocazione questa dopo Dopo la rottura insomma, del, del crociato di, di due anni fa, che l'ha costretta a giocare pochissimo in un amichevole contro la Fiorentina Primavera, ha avuto un'altra ricaduta dopo aver giocato eh, quasi l'intera scorsa stagione. Insomma, attenzione: intanto De Biasi che prova il tiro, Manfredini controlla, controlla senza problemi. Eh, Martina che appunto si sì, è marcante che ritrova, ritrova il campo eh, da, quella, da quella amichevole di agosto di inizio settembre contro, contro la Fiorentina Primavera insomma è anche lei veterana del Bologna grandissima regista che l'anno scorso ha vestito anche i panni del, del Falso 9 che è la posizione che mi sa che ricopre adesso insomma o, o quantomeno da, da trequartista con, con Colombo e Spalanzani ai lati, eh, sicuramente una buonissima notizia per mister Bargantini, anche viste i vari infortuni che ci sono stati in questa settimana e che speriamo possano, possano rientrare nel corso eh, in vista della Jesina. Tanto Aidari, stop di petto, contrastata da Bonaccini, palla per Alessandrini, contrastata da Colombo. E dopo il lancio ancora una volta tra le braccia di Lucia Sassi, che punta a, a, mettere, a, a salire a quota 9 eh, di clean sheet. Anche se bisogna dire che contro la San Benedettese Ha giocato 27 minuti Dopo uscita per infortunio E insomma la San Benedettese Alla fine quella partita l'ha persa 10 a 1 Il gol l'ha subito però Chiara Benini Che è infortunata e Probabilmente la, sì, la, sua, la sua stagione È già, già compromessa già da, da un po' di mesi Bonaccini suggerisce per De Biase Per Marcanti Marcanti si gira Offre ancora per Benozzo Colombo. Anticipa ancora Bonacini. Allarga per Spallanzani. Cross in mezzo. Colombo. Fuori gioco. Fuori gioco di, Mart di, di Valentina. Poteva essere la prima tripletta dopo la seconda doppietta segnata in queste, in queste 16 giornate. Contando anche la Coppa 18. Vedremo se succederà tra 12 minuti. Bologna comunque che continua ad attaccare, Bonaccini serve Alfieri sulla sinistra, appoggia per Spallanzani, ancora Alfieri, destra di piede, suggerisce per Rambaldi, scambio con Spallanzani che riesce a girarsi ma la palla, la palla è uscita. Signor Emanuele Cortese della sezione di Bologna sbandiera il fallo laterale per il centro storico Le Boschi. Aidari, scambio con Enriquez. Ancora i dari, contrastata da Rambaldi. Vince il contrasto. Arriva Pacella a mettere d'accordo quasi tutti perché Enriquez riesce a riconquistare palla all'arga per Briccolani, contrastata da, da Colombo. Brava Valentina a chiudere una rimessa laterale. Coordinatore Fruzzetti che in una corsa alquanto sballonzolante si appresta a prendere il pallone, lo passa a. Briccolani. Che può ripartire con appunto la, con la rimessa. Spallanzani suggerisce per marcanti, marcanti. Calciata da, da Pini, chiedono la munizione. Forse una munizione uh, sul 3-0, a 10 minuti dalla fine più recupero, poteva essere un po' esagerata. Difatti, il direttore Pelaia usa il buon senso. E a mio modesto parere, non ammonisce la giocatrice del centro storico Le Boschi. Altro cambio da parte del Bologna, esce l'ottima. Valentina Colombo che proverà un in un'altra gara a mettere anche la sua terza firma. Entra Carol Giuliani, classe 2003, che può vestire sia i panni del terzino sia i panni dell'ala sinistra, arrivata dall'Osteria Grande e la sua st st seconda stagione al Bologna. E invece questa volta si va a mettere sulla corsia destra. Arcamone serve Bonaccini che allarga per Benozzo. Che fa toccare il primo pallone a Carol. Giuliani. Ah, le viene subito dato il benvenuto da, da Briccolani. Debiase allarga per Arcamone. Che chiude il, il triangolo con Rambaldi. Allarga per Alfieri col sinistro. Alfieri, marcanti la spizza. Non la tocca. Arriva Bonaccini da fuori area. Destro schiacciato. Ennesima rimessa dal fondo per Alice Manfredini. Non cambia nulla, comunque, per il modulo il Bologna. Per quanto riguarda il modulo, c'è sempre Marcanti che fa falso 9 barra trequartista, con Spallanzani alla sua sinistra, Carol Giuliani alla sua destra. Prova al centro storico Le Bosche adesso a farsi vedere dalle parti di Lucia Sassi ma non supera nemmeno la metà campo. Alfieri, brava De Biase a liberarsi di Alessandrini, serve Benozzo. Sulla corsa per Giuliani, oddio era una bomba, forse serviva lo scooter. Infatti arriva Manfredini con tranquillità a prendere il pallone, a rimettere in gioco. Si lamenta un po' con le sue compagne e riprende lungo. De Biase, serve... Enriquez che prova a suggerire per Alessandrini rimessa laterale 37 minuti 17 secondi. Bologna 3 centro storico. Le Boschi 0, gelmetti e Colombo per 2, stanno indirizzando la gara marcanti. Prova a riproporre per, per Giuliani, chiude ancora in rimessa laterale. Tanini. a quanto pare il Merano sembra aver segnato il Merano sembra aver segnato il 2-1 contro il Vicenza e questo è, potrebbe essere un, eh, un buono una, una buona presa per le alto tesine che insomma darebbero un, un colpo notevole al Vicenza intanto Arcamone cerca di destreggiarsi tunnel su carrozza, insomma Giulia si, si regala questa, questa leggerezza che viene concretizzata Insomma, lei è giocatrice di sostanza più di sostanza che di qualità quando c'è da battere e battere adesso si è regalata un tunnel insomma dicevamo il Merano che se in caso di vittoria contro il Vicenza lascerebbe le biancorosse a meno 16 dal Bologna Attenzione, intanto adesso il centro storico Le Boschi con Enriquez, libera pacella! Lascierebbe le biancorosse a meno 16. Eh, insomma, per loro il discorso qualificazione, ma non solamente contro il Bologna, anche contro il Merano e il Lumezzane, potrebbe farsi altamente insidioso. Nel frattempo invece il Lumezzane. Dovrebbe star, star vincendo facilmente contro il Venezia 1985, 3-0 intanto Marcanti offre per Spallanzani, lotta contro Domenici, ci arriva prima Spallanzani, ancora Spallanzani col sinistro, lotta tra le due 2003, ha la meglio Spallanzani che però non riesce a indirizzare in maniera corretta, in maniera pericolosa il suo sinistro. Adesso invece la lottera tra le due, numero, numero tre, Giuliani fa fallo su Briccolani, la stessa Briccolani, parte, calcia e trova Benozzo, che di testa va a proporre per Giuliani, sgambettata, sgambettata da, da Pini, adesso c'è il fallo per, per il Bologna. Cambio e questa volta si sì, entra Jessica Polisi al posto di Benedetta DeBiase. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Jessica Polisi è la terza giocatrice che debutta con eh, la maglia del, della prima squadra proveniente dalla Juniores, centrocampista classe 2005 dalla Juniores di Massimo Carbone. Arriva dopo Gaia Rimondi e Nicole Darin, eh, rispettivamente. Attaccante e centrocampista, anch'esso 2005. Insomma, eh, è bello anche questa, questo riconoscimento per un mister. Che, attenzione, tanto Rambaldi non la spizza, mani in faccia per, per Marta, che poteva siglare il suo primo gol in stagione, costretta invece a rinviarlo. Insomma, dicevamo di, di un allenatore che non sta facendo uso della, della rosa della Juniors, perché insomma. Per competere ad alti livelli, le giocatrici ci sono. Adesso il, il momento, il, il risultato favorisce anche questa, questo esordio, questo primo tocco col calcio delle grandi per, per Polisi. Carrozzo prova uno stop, intanto di notevole, non ce la fa. Giuliani protegge, parla su Briccolani, Benozzo, Pacella, insomma, palla pulita, Bonacini. Le chiamano che è da sola Serve Rambaldi Azione tutta in verticale Prova a proporre per Rambaldi Pro Prova a proporre per Spallanzani Domenici le, le calza sul piede Altra rimessa dal fondo Quando mancano ancora 3 minuti E quasi 45 secondi al, al novantesimo. Suonano i tamburi al Bonarelli, con il pubblico ormai che sta aspettando solamente di vedere se succederà qualcosa, ma sarà presumibilmente un, un dettaglio negli ultimi minuti. Intanto c'è Spallanzani che punta Dominici, la chiude Corsiani, bravissima ancora in questo caso Corsiani che ha disputato sicuramente un'ottima un partita. Rambaldi pulisce il pallone. Polisi si fa anticipare da, da Alessandrini. Aidari lancia Carrozzo. Pacella protegge il pallone per l'uscita di Lucia Sassi che lancia dalle parti nostre vicino alla tribuna in rimessa laterale. Alessia Dominici va a raccogliere il pallone per cercare almeno di, di trovare il gol della bandiera. Tanto Carrozzo contrastata da, da Arcamone. Si scontrano Dominici e Rambaldi, parte intanto Arcamone. Marcanti, Marcanti intanto si, si siede. Ok, quando, quando Martina si siede non è mai un bel, una, una bella cosa. Nel frattempo fallo in favore del centro storico Le Boschi, i cui tifosi iniziano a farsi un po'... Sentire spazientiti, forse volevano un cartellino giallo sul pallone, Enriquez Sassi. Chiama la barriera 2, Rambaldi e Spallanzani, il cross di Enriquez. Libera Arcamone, la palla rimane, rimane lì, Perpini e Fischia con 35 secondi di anticipo l'arbitro finisce 3-0 per il Bologna, che sale a 46 punti, mette la quindicesima marcia. E se non esiste, l'ha appena inventata il Bologna femminile. A segno Gelmetti, una doppietta di Colombo. E ci vediamo, ci sentiamo sul canale 88 o in diretta streaming tra una settimana esatta. Per l'ottavo di finale di Coppa Serie C. Tra Bologna e Iesina, invece, per il campionato tra due settimane, per la difficilissima trasferta di Vicenza. Un cordiale saluto a tutti da parte di Sebastiano Moretto e un buon fine settimana. Ah, cazzo. ah for forse ho fatto solamente 7? Eh, devo... Stai per suonare? No, troppo chiuderei. Che due segni? Ah, così ho già più volte. Era freddo, stava annoiando.